esperienza da doppiatore, ho fatto altre esperienze prima, è molto, molto divertente, anche a me piace molto, poi è un po' un ponte fra fare l'attore e fare la radio, che sono due cose che già facevo, mi trovo molto bene. Questa in particolare è una storia, a parte che ho due figli maschi, spero che non diventi autobiografico perché io faccio il padre morto, però anch'io ho due figli maschi e il film è molto commovente, la storia appunto di questi figli che sognano, sono anche figli ovviamente, quindi anch'io sogno non avendo un padre, più un padre. C'è una bellissima canzone di Janis Joplin che racconta le giornate con un suo amico e a un certo punto dice I will trade all my tomorrow for a single yesterday, no? Farei scambio con tutto il mio domani per un solo giorno del mio passato, ecco. Quindi credo che sia una storia che diciamo che tocca nel profondo del cuore di ognuno di noi il desiderio di rivedere una persona che non c'è più, perché mentre noi continuiamo a vivere, continuiamo a crescere, vediamo delle cose che quando quella persona c'era non le riusciamo a capire, soprattutto se eravamo bambini, e quindi sarebbe bello rincontrare i nostri nonni o i nostri genitori, gli adulti, per poter, come dire, comunicare da uomo a uomo in questo caso. Quindi è un film, io alla fine non so se l'avete già visto, non voglio dire il finale, non vorrei dire quella scena dove muoiono tutti perché non è carino. No, non vorrei dire il finale, però io mi sono veramente commosso e credo che sia un bellissimo film per i bambini, perché oltre alla fantasia e a tutto il mondo che viene raccontato della magia ci sono dei sentimenti molto, molto sani. E poi c'è il primo personaggio omosessuale che entra nelle storie dei bambini e quindi è un altro passo avanti molto importante, quindi è bello dal punto di vista umano, emotivo, ma è anche importante dal punto di vista sociale.